In qualche modo, soprattutto quelli che hanno dei compiti particolari, vivono questa esperienza del rifiuto, della non accettazione, e fa parte un po' del mistero del regno di Dio che avanza tra le fatiche e i grovigli umani, ma va avanti, nonostante la nostra testardaggine e i nostri rifiuti. Abbiamo bisogno di accogliere il Signore, di fidarci di Lui. Non saremo noi a dettargli le condizioni. Chi meglio di Lui conosce la nostra vita, le nostre necessità, le nostre miserie, per donarci quel perdono che ci risana e per aggiungere anche quei segni di cui abbiamo bisogno per continuare con speranza e fiducia il faticoso cammino dell'esistenza. Chiediamo al Signore che ci doni la fede in Lui e non nei nostri mezzi con i quali ci presentiamo a Lui. E continuiamo anche in questa liturgia, carissimi fratelli e sorelle, a rendere grazie al Signore per il viaggio del Santo Padre in Iraq, per quello che Egli ha potuto donare di speranza. Ecco, Lui ha parlato della carezza con cui ha incontrato questo popolo distrutto, distrutto in tutti i sensi, le vite spezzate, le chiese distrutte, le macerie che abbiamo visto in questi giorni. Certamente la sua visita è stato un rafforzamento della fede di questi nostri fratelli. Per il Papa e per questi nostri fratelli preghiamo perché la loro fede sia anche una testimonianza per la fede, la nostra fede a volte piuttosto spenta.